Ciao ragazzi, bentornati. Oggi nuovo video con Planet of Lana. Cominciamo subito e proseguiamo la nostra bandora. Vai, Sorcio, vieni. Allora, come non farsi sgamare, parte 1. Allora, io manderei il ragnetto qui. E ci vai fino laggiù. Dentro il buco, vai. Bravo. Ah, ben, beh, eccolo come devo fare. Adesso lui fungerà da esca. Vai. Eccolo. Cappa. Adesso io ne approfitto alla chetichella per nascondermi qua. E lui si incazza adesso. Ah, vieni qua da me? Ah, torna su. Bene. Vabbè, la easy, guarda, facciamo, facciamo così. Vai, fuggi, fuggi. E io sono un po' in avanti. Dai, corri, 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 corri. Oppala. Via, vai, a posto. Vai. Au. Ciuccialo. Così. Tira indietro. Ok. E passiamo oltre, vai. Namo, namo. Che fa? Ah, non conosce l'acqua. Per ora l'abbandoniamo lì, eh. Forse quel tronco lì in alto. Tipo gatto. Tipo il gatto che non gli piace l'acqua. Arrivo, arrivo col mio tronco. Ma quelle bestiacce giù in fondo? Dai, zompa su. Tu da un passaggino. Vabbè, lui un po' scende. Adesso allunghiamo il proboscidone. Grande. Vai. Col proboscidone e saltiamo. Perfetto. Oddio, questo? Molto strano. Vabbè, scendo giù e vediamo che succede qui. Niente. Non può venire lui. Eccolo, così. Vedi? Poi faccio questo. E gli tiro il collo, vedi come succhia? Succhia l'acqua. Eh no, io devo fare il contrario però. Sgonfio e faccio passare l'amichetto mio. Basta. Vabbè, pure questa è estremamente semplice. Allora, qui si casca. Li facciamo così e poi saltiamo di qua. Ma di qua non ci si va? Vabbè, io non mi fiderei tanto, quindi continuerei qua. Stacco una e poi l'altra. Namo, namo, vieni. Oh. Oddio, pensavo di morire. Ah, lì c'è un altro mostriciattolo che ciuccia l'acqua. Ah, io però adesso non ci posso andare.
faccio. Vai, devi fare un po' di Tarzan. A posto. Tu rimani qua. Ok, facile, dai. Scendi l'acqua, così. Ah, mi avvicino io forse. Ok. Anche abbastanza semplice. Aspetta, coglio. Fuggito via. Ah, perché siamo davanti a un'altra costruzione. Che poi sembra tipo astronave. Oh, vedi la cosa si fa più interessante. Noi siamo dentro una costruzione moderna. Sicuramente aliena. E qui c'è una pulsantiera. Del tutto innaturale. Ah, con la berlina. Ah, guarda quello elettrificato. Che faccio? Guarda, perché non bene? Ah, può andare lì a spegnere quel coso. Vedi che bravo che sei. Chi parla a bassa voce? C'è nessuno. Forse. Qui sembra tipo un bar dell'astronave. Eh sì, c'è gli sgabelli. È tipo il bar. Con al centro c'è la fontana. Figo, è proprio un'astronave. Ci sono le scale mobili che portano al secondo livello. Antichiamo, eh. Gioco tutto di culo l'ho fatto. Ah, lì c'è la bestiaccia qui sotto. Allora, accendiamo qui. Ah, adesso lo friggo. No, tu rimani qui. Bravo. Adesso mi faccio mangiare. Ah, fritto in padella. Prendiamo il cadavere. No, non posso prendere. Andiamo via. Non è vero, non posso andare via. Ah, c'era Liana. Ok. Madonna. Ah, vedi, questa è una mappa stellare. È la rotta da un pianeta, penso il pianeta Terra, a un altro pianeta. A posto. Allora, qui abbiamo di fronte un altro bel enigma. La proviamo a vedere, saliamo qua.
e attiviamo la corrente. Che succede? Si attiva il motore. Attiva il motore che dà corrente all'acqua. Ecco, mettiamo dentro l'acqua. Però sicuramente bisogna dare corrente pure a quell'altro e poi attivare la turbina. Ah, ok, allora aspetta. Mando su lui. Ok. Dov'è qui? E io vado di là. Che coppia, ragazzi. Mettiamo quest'altro motore a mollo. Ok. Adesso accendiamo. E questo che mi fa? Ah, mi allunga il ponte. Quello. È un robottino col bambino. È tristissimo. Oh, attenzione, qui c'è un punto di svolta. Accendiamo. Che succede? Oh, si sono attivati i robot. No, qui possiamo prendere. Che succede? Ah, se la prendo si spenge tutto. Sì. Quindi te la metto qui, niente, no. Proseguiamo. Cos'è quello? Uscita. Ah, sarà tipo la nave di emergenza. Eccola. Questa è la nave di emergenza. Oh, madonna, sono cascato. Ha rotto. Ma vedi, quella era una vita di emergenza. Ok, ragazzi, anche per oggi è tutto. Grazie della visione. Fatemi sapere nei commenti se vi piace come si sta svolgendo l'avventura. Me parecchio e sono proprio curioso di capire chi sono questi, chi ha portato l'astronave e poi come va a finire e se finalmente riusciremo a trovare il fratellino. Grazie di tutto, al prossimo video, ciao.